Buongiorno a tutti, benvenuti al mio canale. Sono ora in Italia, sono venuta a trovare i miei genitori. È a mezzogiorno, c'è questa canicola, questo sole incredibile di mezzogiorno. E sto per andare a Milano. Sono qua a Magenta e adesso prendo il treno per andare a Milano, perché oggi voglio fare un video su, insomma, i mercatini di Milano. Oggi è sabato e vorrei andare al mercatino di Senigallia, perché è un mercatino storico e ci andavo 20 anni fa, ci andavo sempre praticamente, e voglio vedere com'è. Adesso so che non è più alla Darsena, l'hanno spostato, e andiamo a vedere come sarà e poi farò degli altri giri nella zona. Treno suburbano S6 24 6 4 1 di Trainord, proveniente da Novara, è diretto a Pioltello Limito. Delle ore 12:34 è in arrivo al binario 2. Adesso devo trovare il mercatino. Devo trovare il mercatino di Senigallia. Dovrebbe essere questa la fiera di Senigallia. Dovrebbe. Mi sembra piccola. Forse perché è agosto. Elettronico, come ti chiami? Sara. Sara, come ti è venuto in mente di fare il riciclo elettronico con gli orecchini? Perché, vabbè, sono partita da una radio che avevo in casa e non funzionava più. Poi l'ho aperta curiosando cosa c'era dentro, e il materiale che ci trovo mi piace perché ha tanto metallo. E la lavorazione dei metalli è molto difficile, quella della gioielleria tipica, e bisogna avere poi un laboratorio con gas e cannello e tante cose. Invece questo posso essere autonoma, invento tutte queste cose qua, bellissime, molto originali. Amo il riciclo perché tutto quello che c'è, anche se non è di riciclo elettronico, è comunque riciclato, tutto riciclato, sì. Le mattonelle sono dei campionari lavati, puliti, scollati, eccetera, sì, quindi sì, tutto. Sì. O cose vecchie che non si usano più, che però oggi teniamo. Le lire. Le lire dove sono? Ah, guardale qua. Dove ti possiamo trovare? Qua.
fiera di Sinigaglia tutti i sabati al Ponticello di Ferro. Perfetto, ok. Io mi sa che mi compro un paio d'orecchini. Ho finito il giro alla fiera, ho comprato un paio d'orecchini a questa ragazza, un anello a gettone, ho preso quello a gettone e poi ho preso anche una borsa e insomma ho speso 50 euro. Però vabbè, dai. Prima era qua la fiera di Sinigaglia, era qua la Darsena, però tanti anni fa, e era tutto qua fino alla fine, però adesso hanno rinnovato tutto. Venivo spesso, andavo a scuola anche qua vicino a Piazzale Cantore. Comunque è sempre rimasto questo mix di vintage, cose usate, modernariato, ma anche cose un po' hippie, un po' incensi, anche queste cose, libri, dischi. Insomma, mi ha fatto molto piacere essere tornata alla fiera. È un bellissimo posto se vi piace questo tipo di ambiente. Certo che qua era proprio una cosa storica. Comunque io venivo qua e poi di solito facevo di qua e poi si andava a Porta Ticinese, corso di Porta Ticinese, perché lì c'erano un bel po' di negozi vintage. Cioè, adesso andiamo a vedere cosa è rimasto. Tremata. Fa tanto caldo, non sono più abituata da Amsterdam a arrivare qua nel 21 agosto a Milano. Non c'è tanta gente, ma caldo. La strada, non c'è nessuno, posso camminare in mezzo alla strada in corso di Porta Ticinese. Comunque lo specchio di Alice esiste ancora, solo che è chiuso, anche se dovrebbe essere aperto, quindi secondo me è chiuso perché siamo al 21 agosto, sono in vacanza e mi sa che tutta la strada è un po' così, non ho visto granché aperto purtroppo. Insomma, non è un grande periodo per venire a fare shopping a Milano. Chiuso, comunque questo c'era già all'epoca, almeno 20 anni fa c'era, più di 20 anni fa, almeno 25 anni fa c'era già lo specchio di Alice qua. È un pomeriggio super tranquillo. Adesso sono venuta in un parchetto. Questa era Piazza Vetra, un tempo alla fine di Via Vetere. Qui c'era un bar che si chiamava Cocktail. Venivamo qua. Adesso mi è venuta un po' la nostalgia dopo questa giornata a Milano. E mi ricordo, tanti ricordi. Non so, mi è venuta un po' di nostalgia, anche se poi sono contenta di stare dove sto. Ho passato una parte della mia vita qui e quindi mi viene appunto magari voglia di stare qua un po', ma tante cose sono cambiate, tante cose sono cambiate, quindi per ora è così. Adesso mi riposo un po' e non credo che troverò nessun negozio vintage purtroppo. Vado in una libreria perché devo comprare dei regali, quindi farò Porta Ticinese, Colonne di San Lorenzo, poi via Torino, poi andiamo a Piazza Duomo.